Sono tante le cose che vengono in mente pensando al nome di Raffaella Carrà, ma forse una su tutte è la professionalità. Non c'è persona che non abbia lavorato con lei che non le riconosce quella passione, quella dedizione, quel rispetto per il proprio e l'altrui lavoro, che l'hanno resa non solo un personaggio noto a tutti, ma anche, di fatto, parte integrante della storia della televisione italiana. Ora per ricordare, come dice lei senza nostalgia, le canzoni che ha interpretato, le sigle televisive che l'hanno impegnata in prima serata, esce un doppio CD e un DVD dal titolo Raffica Carrà, perché il caschetto biondo ha ancora molto da dire. Beh, può essere un ricordo, l'importante è che non venga un ricordo pieno di nostalgia, di voglia del come eravamo. Allora, noi dobbiamo vedere come eravamo e come siamo, e deve dominare l'allegria, la forza e l'energia. Che effetto le fa pensare e sapere di avere così tanti fan e di essere stata soprattutto un modello per tantissime ragazze? Credo di comportarmi sia nella vita che nel lavoro dando un esempio di, come posso dire, di una donna solida, di una donna che lavora molto dietro le quinte. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Da quando ho cominciato ad avere la parola nell'83 con Pronto Raffaella, che entravo nelle famiglie e nella gente, non ho mai tradito con una cosa finta. Che cosa vorrebbe che suscitasse nelle persone il nome Raffaella Carrà? Sicuramente un sorriso, mi basta quello. Quando dici Raffaella, ah, ecco, basta quello. Invece ho molto di più. Mi vogliono proprio bene. Denise Negri, Sky TG24.